Tieni, Angie. Devo uscire? Ma è... Aspetta un attimo. Allora, con solo un secondo di cartina. Sì. Dai, Angie. Sposta la cartina. Dai. Ma è... Ma fare il tuo gioco? Mamma mia. Sei in piedi da portare il cantiere. No, no, te, non lo costa. Non puoi venire, non ce la fa. I vecchietti da cantiere. Amore, devi aspettare, amore. Mamma sta cucinando. Amore, c'è. Ciao. Ciao, amore. Dentro la capanna. Ragazzi, buongiorno. Oggi per noi domenica casalinga, nel senso che abbiamo dormito tutti un po' di più. Io mi sono svegliata che erano le 9:20, non capitava da un'eternità. Ho perso il conto di quanto sia capitato l'ultima volta, di quando sia capitato l'ultima volta. E niente, quindi dato che Angelica si è svegliata alle 11 passate, ne abbiamo approfittato per stare a casa e iniziare a svuotare la sua cameretta, perché dobbiamo appunto iniziare a ristrutturarla, e adesso ci sono ancora dentro tutti gli scatoloni del trasloco che abbiamo distribuito un po' nella futura cameretta di Angelica e un po' ovviamente nella lavanderia. Quindi stamattina Omar ha fatto un po' di pulizia, ha iniziato a togliere le prime cose, perché se usciamo al mattino non si conclude mai niente qui in casa, per cui ci siamo detti approfittiamone, visto che lei comunque si è svegliata tardi, poi adesso gioca un po' in giro, quindi è tranquilla, anche se poi in realtà il grosso lo dovremmo fare nei prossimi giorni assolutamente, perché se non stabiliamo un inizio per svuotare questa benedetta stanza, veramente, cioè non si va avanti mai, non si conclude niente, cioè non si parte proprio, e abbiamo necessità di mettere in funzione la sua stanzetta perché siamo sommersi, come vi dico sempre, dai giochi. Allora, mentre Omar sta continuando a svuotar di là, io sto preparando il pranzo. Oggi faccio il gâteau di patate, è un po' uno svuotafrigo. Ho praticamente, come avete visto, sbucciato le patate, le ho lavate sotto l'acqua, poi le ho tagliate. In realtà mi dovrei preoccupare
procurare l'attrezzo per tagliare le fettine di patate sottili. Devo prenderlo da Ikea perché so che ce l'hanno lì, che non costa tanto. E le ho tagliate con il coltello, oggi mi sono un pochino arrangiata, però appena poi vado da Ikea me lo procuro perché è utile. E adesso le ho messe a bollire in abbondante acqua salata. Ci sono diversi modi per preparare questo tipo di ricetta, ma io la preparo così. Adesso stanno bollendo, quindi le faccio bollire per 2 minuti, dopodiché le vado a scolare, le vado a distribuire su una teglia già cosparsa d'olio e pangrattato. Formo diversi strati andando ad aggiungere, nel mio caso, il prosciutto, il formaggio, un po' di formaggi che ho in frigo, che ho aperto e che devo appunto iniziare a far fuori. E poi vado a mettere il tutto in forno, ma dopo vi dico nel dettaglio. Angelica! Angelica! Cioè, veramente lì dentro l'asciugatrice, Angelica? No, io non ho parole. Non ho parole. Veramente lì dentro, sapevo che l'avresti fatto, per fortuna. È tutto staccato. Sono contenta comunque. Sono contenta di questa tua nuova abitudine, di questo tuo nuovo gioco. Quindi so quando non ti vedo più in circolazione dove dovrò venirti a cercare. Comunque, qua siamo in camera di Angelica. E praticamente Omar mi ha appena chiesto se sembra che abbia messo a posto. Come avete visto, è ancora un disastro, ovviamente. C'è ancora da fare il pavimento, praticamente. Metà stanza, in metà stanza manca. Quello che avete visto in legno è un parquet vero, giusto? Sì. Qualcuno mi aveva detto di recuperarlo, però in realtà no, perché no, noi... non si è troppo messo male, non si poteva recuperare. Comunque sia, ci veniva a costare tantissimo e poi vorremmo un unico pavimento in tutta casa. Quindi l'obiettivo è quello di riuscire a svuotare il prima possibile. No, entro il weekend prossimo è vuoto. Ok, entro il weekend prossimo è vuoto, perché tanto settimana prossima facciamo la parete di là, mentre mio cognato fa la parete di là. Io adesso chiedo a mia mamma se mi guarda un attimo la bimba, perché do una mano a lui per svuotare completamente, così inizia poi la posa del pavimento. La può fare tranquillamente in settimana, anche se arriva tardi a casa, perché... è veloce da mettere, da incastrare, e poi soprattutto è proprio una piccola parte che manca. E sì, poi c'è da dare una mano di bianco, e poi voglio mettere in atto il mio progetto che ho elaborato, che è fantastico. Presto ve lo mostrerò. No, la camera è messa bene, le pareti sono messe bene. L'unica cosa è il balconcino fuori, che è anche da tinteggiare e rifare. Ma quest'estate quando facciamo l'altro? Sì, quando riprendiamo quello del... Angelica, no. Però riprendiamo il terrazzo. Non sembra che ho fatto niente. Comunque, essendo ottimisti, in circa 2 settimane questa camera dovrà essere vuota e praticamente inizieremo poi a comprare i mobili, perché ho già in mente cosa comprare. Cosa sta facendo? Il metro? Ecco, cioè guardate come siamo messi, ragazzi, c'è veramente il devasto, un sacco di cose devono essere ancora buttate, perché... di no. Perché comunque... Vabbè, ma è normale, che non sembra che non ho fatto niente. Eh sì, perché lei arriva e smonta tutto. Aspetta che devo mettere dentro tutta la roba che ha tirato fuori. No, però dai, diamoci una bella botta così... sistemiamo. E vi stavo dicendo, perché mi interrompono continuamente quando parlo insieme a loro, è un incubo riuscire a finire un discorso perché ti distraggono. So già quali mobili prendere, anche in questo caso non prenderemo chissà che cosa. Vogliamo prendere sicuramente il lettino, dove l'abitueremo a dormire. Angelica, l'abitueremo a dormire almeno per adesso al pomeriggio, giusto che così prende un po' confidenza con questa stanza. E l'armadio ancora non lo prenderemo, probabilmente, poi magari cambiamo idea, però prenderemo una cassettiera molto molto rifornita. Adesso poi comunque mi studio tutto, ma non vedo l'ora di iniziare a lavorare sul lato estetico. No, lo raccolte tutte adesso, ste viti, per favore. Comunque non vedo l'ora di iniziare a lavorare, vi stavo dicendo, sul lato estetico, perché ho in mente... non vedo l'ora di mangiarmi questa bambina. Ho in mente una bomba, veramente una cosa pazzesca.
90 gradi per 50 minuti. Ho detto prima? Ehi! Vogliamo andare in ospedale oggi? Con la testa rotta? Siediti bene. Non fa ridere. Ok, allora che si inventa adesso? Ti ho detto di no. Dai, siediti bene. Siediti bene. Ok, allora, volevo dirvi che ho aggiunto, mi sono scordata di dirvelo, perché l'ho aggiunto in seguito ad aver interrotto la registrazione, uno strato di parmigiano e poi sono andata ad aggiungere, negli ultimi minuti, il formaggio al di sopra anche, giusto per non farlo bruciare troppo, più che altro perché se brucia troppo ad Angelica non piace. Wow, mamma e papà stanno facendo pulizie. E lei dove si è infilata? Dove ti sei infilata? Questa è la situazione attuale. Praticamente oggi nei vlog vi faccio vedere solo la nostra immondizia. Stiamo svuotando piano piano la stanzetta di là e praticamente queste sono tutte cose che ho recuperato e che dovrò andare a inserire all'interno dei sacchettoni salvaspazio di IKEA, però ovviamente non ne ho al momento, quindi li ho messi al momento all'interno di questo sacchetto e poi in settimana vado da IKEA, li vado a prendere perché sono utilissimi. Così appiattisco tutto e risparmiamo un sacco di spazio. Queste sono tutte cose che invece devono essere buttate perché sono appunto macchiate, rovinate, strappate, non sono più recuperabili. Allora, situazione attuale: c'è un corridoio pieno di cose da buttare che abbiamo fatto su. Omar sta facendo più giri, sta andando anche in cantina a portare le cose che invece ovviamente terremo. Praticamente camera di Angelica è tutta vuota, mancano pochissime cose. Abbiamo iniziato a svuotare anche la lavanderia, visto che ci siamo, così almeno eliminiamo il più possibile, cogliamo questa grande voglia che ci è venuta per cercare di sistemare il più possibile. Abbiamo anche messo, io e Omar, l'asciugatrice al di sopra della lavatrice. Meno male che prima Angelica si è addormentata, perché è stata un'impresa allucinante, ragazzi. Io non so come faccia ad avere tutta quella forza, perché io sì, l'ho aiutato, ma cioè più di tanto non è che ho potuto fare. Contate che noi abbiamo un'asciugatrice da 10 kg, mi sembra, enorme. E siamo andati a prendere il ripiano e l'abbiamo appunto messa sopra. Abbiamo preso il ripiano, quello con il cassettino estraibile, così quando poi vado a svuotare l'asciugatrice mi appoggio con la bacinella e svuoto tutto. Tanto comunque il ripiano ci voleva, perché l'asciugatrice sarà incollonata alla lavatrice ancora per molto tempo, per molti anni. Scusate, Angelica si sta un po' stufando. La cosa positiva comunque è che sto trovando un sacco di cose che mi mancavano, tipo la farfalla del bimbi, non avevo idea di dove fosse finita, nonostante io abbia scritto sugli scatoloni tutto il contenuto, che ne so, ad esempio cucina, camera da letto, dispensa, ecco, tutte queste cose qua. Per dispensa intendo ovviamente non gli alimenti, ma i contenitori che in casa vecchia utilizzavo per la dispensa. Non riuscivo più a trovare la farfalla del bimbi, infatti da quando siamo venuti qua non ho più preparato ricette come torte o magari anche il purè, perché richiedevano l'utilizzo della farfalla e io non riuscivo a trovarla. Adesso Omar mi ha tirato fuori i vari scatoloni, io me li sono aperti uno per uno e ho selezionato appunto le cose da recuperare, le cose da buttare, quelle da recuperare appunto le ho lavate, le ho messe già a scolare, le ho asciugate anche alla fine, perché mi scocciava vedermene lì sopra, così ho fatto che metterle già a posto. E niente, siamo ancora molto incasinati, ma siamo così incasinati perché in realtà questo lavoro noi lo avremmo dovuto fare in casa vecchia. Avremmo dovuto eliminare già
prima di trasferirci, solo che noi abbiamo fatto un trasloco in condizioni pietose, con la bambina di pochi mesi da guardare. Io cercavo di portarmi avanti da sola con la bambina e insomma lui lavorava tutto il giorno, stava fuori, quindi è stata veramente tragica la cosa, per cui abbiamo buttato tutto l'impossibile all'interno degli scatoloni, ce lo siamo portato via e adesso con tranquillità stiamo appunto distinguendo le cose da eliminare dalle cose da recuperare. Comunque dai, sono contenta perché camera di Angelica, come vi ho detto, è praticamente vuota, così possiamo iniziare in settimana con la posa del pavimento e nel giro di 2 massimo 3 settimane sarà finita. Era questa qui dove si è messa a dormire. Sei comoda? È comodo, Lisa? Eh? Cioè, qui dentro, nella trasportino, Angelica, ma perché ti sei infilata dentro, Angelica? Però veramente, aspetta! Ma perché? Aspetta un attimo che ti faccio uscire! Per la prima volta, mi sa, vi parlo qui in camera di Angelica ed è stranissimo. Tra l'altro abbiamo tirato tutta sulla serranda perché prima c'era un po' di caos e sinceramente se mi vedevo da fuori, che poi non mi vedono perché qua i vetri sono specchiati, come vi ho già spiegato. Che domenica mi ha fatto passare. Eh? Che domenica che mi hai fatto passare. Però era da fare. No, prima o poi ci toccava, eh. Comunque stavo dicendo, qua i vetri, come vi ho detto più volte, sono specchiati, nel senso che da dentro vedi fuori, ma da fuori non vedi dentro. Però c'era talmente disastro che mi veniva male tirar su tutto. E ho notato che c'è una vista stupenda da questa stanza, cioè è veramente bellissima, non ci avevo mai fatto caso. Comunque allora, stanza vuota, Omar sta portando via gli ultimi scatoloni, ma praticamente lavanderia, diciamo che ha tolto praticamente tutto, ci sono delle cose che poi dovremo portare in cantina e che andranno poi sistemate all'interno degli armadi quando avremo gli armadi. Però diciamo che abbiamo buttato via un sacco di roba. Qua ha già posizionato il palchetto che dovrà appunto andare a mettere qua in stanza. E poi qua c'è la taglia piastrelle che utilizzerà appunto per tagliare, fare i vari tagli del palchetto. Palchetto, parquet, insomma, non so come lo chiamate, io lo chiamo così. Comunque, avete visto la tizia? Cioè, si è infilata dentro il trasportino delle gatte. Poi ha iniziato a urlare perché non riusciva più ad uscire. Cioè, ha preso tutto dal padre. Come intelligenza, uguale identica al padre. Comunque, noi siamo arrivati alla fine di questa giornata e direi meno male. La cosa più stancante è stata Angelica e mi ero scordata di quanto è stressante fare le cose con un bambino piccolo. Soprattutto mi sono chiesta più volte, ma io come cavolo ho fatto a fare gli scatoloni, a preparare gli scatoloni con la bambina, che era ancora più piccola di adesso, quindi ancora più impegnativa, perché adesso bene o male, insomma, tra una cosa e l'altra si distrae. E comunque ce l'abbiamo fatta, ragazzi, abbiamo svuotato tutto. Più che altro Omar, io ho dovuto guardare la bambina perché logicamente, però dai, pensavamo di metterci 2 settimane per svuotare tutto qui dentro, invece no, è vuota completamente la stanza. E quindi in settimana Omar metterà il pavimento e poi andiamo a comprare i mobili. Tra l'altro devo comprare anche un mobiletto da mettere in bagno, nel bagno piccolo, perché adesso, prima io mettevo tutti i detersivi e vari prodotti al di sopra della lavatrice, ora avendo messo l'asciugatrice al di sopra non c'è più spazio, al momento ho spostato tutto sopra la mensolina della finestra, ma non può star lì perché è un casino, disordinato, quindi mi serve un mobiletto che sia chiuso, che abbia vari cassetti, abbia vari scomparti. In questo modo non rimane niente a vista e soprattutto non è rischioso che nulla possa essere preso da Angelica. Quindi in settimana devo andare da IKEA a prendere un mobiletto per il bagno, adesso mi prendo bene le misure così lo prendo giusto, e poi devo andare a prendere anche appunto i sacchettoni, quelli sottovuoto, perché abbiamo un sacco di cosine di Angelica di quando era piccola che voglio tenere perché sono ancora belle e che però devo mettere via perché non posso appunto tenerle in mezzo.
Per oggi vi saluto, vi mando un bacio grandissimo e tra qualche settimana vedrete la cameretta di Angelica tutta completamente arredata e sono stra emozionata pure io perché è sempre stato il mio sogno quello di avere una cameretta per la mia bimba. Oh mamma mia come sono devastata, non mi voglio neanche guardare, sono zozza, mi devo mettere in lavatrice stasera. Un bacio grande, ci vediamo nel prossimo video, ciao!